tengo a dire che riguardo alla figura di Nilde sembra mancare in questo convegno il rapporto con l'Udi. In realtà c'è stato un mancato intervento per problematiche particolari, ma nel volume finale ci sarà anche l'intervento dell'Udi riguardo alla figura di Nilde Iotti. Io vi saluto, ma prima di chiudere vorrei lasciare la parola alla Presidente della Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco, che approfitto per ringraziare per l'impegno che in tutti questi anni ha messo nel divulgare la figura di Nilde su tutto il territorio nazionale senza risparmiarsi mai e che adesso è bloccata soltanto per forze maggiori dovute a questa emergenza pandemica. Grazie Manuela, il mio è semplicemente un ringraziamento di cuore per tutte le persone che ci hanno seguite, so che sono state tante, ringraziare chi ha materialmente reso possibile questo incontro, più di 2000. Ringraziare di cuore le relatrici e i relatori. Anch'io ringrazio Luisa Lama, anche se insomma, non è potuta essere tra di noi. Vorrei solo sottolineare questo, che l'ascolto delle relazioni, di tutte le relazioni, è stato motivo di grande curiosità, di apprendimento e anche di conforto rispetto a quello che era l'intento che come Istituto Gramsci e Fondazione Iotti ci siamo posti quando abbiamo pensato al centenario e in particolare abbiamo pensato a questa iniziativa. Una personalità importante come Nilde Iotti non si avvale di grandi studi e di grandi e come è stato notato c'è anche un'incompletezza di biografie. E quindi il lavoro che sentiamo dovere di compiere è quello del recupero delle fonti, di organizzare e rendere accessibili le fonti, questo è un primo impegno, e l'altro con questo convegno, che non vuole essere solo un convegno, vuole essere un volume, l'intento era proprio quello di recuperare, e mi pare che la giornata lo abbia reso molto bene, recuperare la poliedrica, consentitemi di usare questa espressione, figura di Nilde Iotti, tanti aspetti del suo impegno, che oggi sono stati messi in evidenza. Anch'io voglio dire che sicuramente il rapporto con l'Udi, che è stato così importante per Nilde Iotti e che per ragioni pratiche non è potuto essere sviluppato qui, sarà sviluppato nel volume, come ha detto Manuela Morgante, però insomma Nilde Iotti e l'Udi è stato importante, quindi ribadisco che non è stata una nostra dimenticanza, ecco. E che sicuramente sarà un pezzo importante del libro. Comunque, ci tenevamo a questa visione d'insieme della personalità di Nilde Iotti, e mi pare che il convegno l'abbia dato con profondità, con rigore, e noi sicuramente manterremo l'impegno con l'Istituto Gramsci di tradurre questo convegno in un volume, perché sarà veramente prezioso avere questa lettura insomma, della poliedricità, ecco, delle tante forme di impegno di questa che è stata una dirigente del Partito Comunista, quindi spero che nel centenario del PC si parlerà di Nilde Iotti, perché lei è stata una dirigente del Partito Comunista, una dirigente particolare, una dirigente che ha sviluppato il suo impegno soprattutto nelle istituzioni e in ambiti vari che oggi sono emersi con grande profondità e con grande rigore. Io ringrazio molto per la cura e il rigore che è stato posto nelle relazioni, che ho apprezzato molto, e quindi grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie Paola.